Grande festa a Montalbano Ionico, in provincia di Matera, in onore del patrono San Maurizio e compagni martiri. Domenica 22 settembre il tradizionale corteo processionale, con centinaia di fedeli testimoni di un momento spirituale assai significativo. Le celebrazioni religiose hanno raggiunto già il culmine in mattinata con la Santa Messa, celebrata da Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo. Da questa comunità si erge anche un messaggio più attuale di pace, di unione. È quello che si vuole trasmettere anche nella lettura di quello che sta accadendo a livello mondiale. Ogni volta che nella Chiesa celebriamo la festa di un santo o di una santa, ma nel caso specifico anche di più santi, come noi diciamo solo San Maurizio, ma di per sé ci sono tutti i suoi compagni, noi celebriamo la vittoria, ma la vittoria non sulla guerra, la vittoria semplicemente per dire che abbiamo bisogno della pace e abbiamo bisogno di dare senso alla nostra vita. La comunità di Montalbano, in questo giorno in modo particolare, ma in questi anni, il cammino che sta facendo va esattamente in questa direzione. Anche il tema che hanno sviluppato quest'anno indica esattamente questo desiderio, un desiderio di una comunità che vuole dire a tutto il territorio che è possibile costruire la pace ed è possibile, guardando ai santi protettori, ispirandosi e accogliendo il loro insegnamento, come la pace si può costruire. In occasione delle festività in onore di San Maurizio, Montalbano Ionico ospiterà lunedì sera in Piazza Vittoria uno dei più amati cantautori italiani, Roberto Vecchioni. La musica del maestro incontrerà la tradizione in un connubio perfetto, regalando al pubblico un'emozione unica.